Mi scuso con il sindaco e solo con il sindaco per i modi e solo per i modi che ho avuto l'altra sera in questo consesso comunale. E non sto neanche qui ad attendere le scuse di chi ha riso nei confronti del consigliere Ivan Benussi, perché so che troverebbero altre scuse come è successo anche prima. E, per tutti quelli che hanno minacciato denunce e querelle nei miei confronti in questi due giorni sui giornali, avviso che oggi ho fatto partire dal nostro studio legale 26 tra esposti denunce e querelle per chi mi ha affiancato a episodi e crimini del passato di cui non c'entro assolutamente nulla, mi ha affiancato ad orrori che non mi riguardano minimamente, per chi ha scritto dandomi del nazista che ero in Ungheria e a celebrare chissà che cosa mentre ero in Ungheria a commemorare migliaia di giovani ungheresi che sono caduti per difendere la loro città dall'invasione dell'Armata Rossa. Dall'invasione dell'Armata Rossa che ha portato una dittatura in Ungheria che è durata per un bel po' di tempo e penso che lo sapete, che ha bagnato il paese nel sangue con migliaia e migliaia di morti. E di questo però non ho sentito parlare sui giornali, mi c'è stato solo accusato di essere paragonato a tutt'altra storia. Io vorrei che qualcuno qua dentro faccia un po' di mea culpa, a sinistra parlo, faccia un po' di mea culpa su quello che invece in Ungheria è successo in quegli anni, che non se ne poteva neanche parlare se non fosse stato per giornalisti valorosi come Indro Montanelli. Grazie. Grazie consigliere, ha chiesto la parola il sindaco. Prego, signor sindaco. Sì, per fatto personale, chiaramente nei contenuti e nelle forme, quindi accetto le scuse, sono state dei sorrisi sull'intervento del consigliere Benussi, non conosco perché lo guardavo, quindi chiedo per loro scusa al consigliere Benussi. Va bene? Grazie. Credo. Io ho saputo adesso dal consigliere Tobias Planer che era riferito a noi, quello del ridere a Benussi. Io cado dalle nuvole perché evidentemente c'è stato un disguido, ma non era nella maniera più assoluta nessun sorrisetto, forse in quel momento, che forse ero seduta anche lì con la mia collega, avevamo detto qualcosa mentre stava parlando, ma che non c'entrava nella maniera più assoluta con lei, e quindi assolutamente non c'è nessuna scusa per noi, signor sindaco. Perché non era il fatto.